Namaste! Oggi mi piaceva trattare un argomento a cui io tengo particolarmente, che è la comunicazione umana. Penso sia fondamentale in qualsiasi relazione d'aiuto, sia che uno svolga un servizio come volontario o sia come un professionista, quindi psicologo, pedagogista o maestro, educatore e chi più ne ha più ne metta. Credo che anche per chi fa l'animatore o il mago di professione, avere alcune competenze specifiche nel campo della comunicazione umana sia un valore imprescindibile per svolgere un servizio di qualità. Dietro ogni competenza tecnica ci sta la psicologia, altrimenti il gioco di per sé sarebbe una scatola vuota. Hai voglia di saper far bene la magia, di conoscere un sacco di giochi di gruppo, di saper suonare 1000 canzoni? Oppure di saper usare benissimo tecnicamente un burattino? Se però ti manca tutta la parte psicologica nel momento in cui sei a fare un lavoro di campo, cioè sei a fare un servizio, la parte tecnica non ti basterà, perché la parte più importante è quella relazionale, la conoscenza di come impiegare le tue competenze. Ma cosa si intende per comunicazione? Semplicemente un passaggio di informazione dotata di significato da un emittente a un ricevente. E l'argomento di questa informazione è detto referente. Quindi se per esempio io vi stessi facendo un gioco di magia, il nostro referente quale sarebbe? La magia, ottimo. Se invece comunicassimo riguardo a un gioco di gruppo, quale sarebbe il nostro referente? Ditelo voi. Quale sarebbe? Il gioco di gruppo, bravi! Vedo che seguite, ci state dentro, questo mi piace molto e mi stimola a continuare, ottimo! Ecco, ora mi piaceva accennare al rumore, che il rumore non si intende per forza un urlo, ma si intende tutto ciò che va a danneggiare, a disturbare il vostro referente. Se per esempio il referente della nostra comunicazione fosse un gioco di magia, ed io, durante il tutorial, arricchissi, appesantissi la spiegazione con un sacco di aneddoti, di ricordi, questo sarebbe un rumore. Ora che ci penso, a volte lo faccio. Quindi devo stare attento a fare meno rumore, a essere più essenziale. È un mio difetto. Rumore, quindi, è tutto ciò che va a disturbare la comunicazione. Altro esempio, io svolgo servizio come clown di corsia. Ho di fronte a me un bambino a cui faccio le bolle. Il referente della nostra comunicazione in quello specifico momento sono le bolle. Io le faccio, il bambino le scoppia. Se arriva un secondo clown, un altro magicoliere, e si mette a mostrare al bambino un pupazzo, o gli fa ascoltare la musica, o lo distrae facendolo ridere, quella cosa che propone sta disturbando la mia dinamica di gioco, quindi sta portando rumore e si crea caos. E l'intensità, l'intimità che io avevo creato con lui si va a sfaldare. Altro rumore che può essere, chiaramente io sono a fare servizio in una stanza, televisione accesa, tutti i parenti che entrano, le infermiere che arrivano. Ecco, diciamo che su alcuni tipi di rumore possiamo intervenire, su altri invece meno. Vista la mia esperienza, mi viene semplice, spontaneo portare degli esempi come clown di corsia. Se io sono a fare un incontro in una stanza e entrano le infermiere, è un fattore abbastanza imprevedibile, e nel momento in cui accade cambia qualcosa nel mio modo di relazionarmi col bimbo, e qui sta l'abilità del clown di corsia a riuscire ad integrare l'imprevisto in un nuovo schema di gioco. E per fare questo in modo assennato occorre aver lavorato a livello sistemico relazionale con l'infermiere in precedenza. In soldoni vuol dire non essere un estraneo. Se io conosco le infermiere, c'ho un rapporto di confidenza, oppure con i medici, e entrano, per me possono diventare addirittura non più un imprevisto che va a danneggiare, ma un imprevisto che va ad arricchire il mio modo di relazionarmi. Quindi in quel caso io utilizzo il rumore in modo creativo. Se non c'ho confidenza, potrebbe essere vissuta come una violazione della sua intimità. Se io mi permettessi di avvicinare le mie dita dietro il suo orecchio, o infilassi loro le mani in tasca per prendere la lucina magica, oppure semplicemente fare le corna, no? Mentre l'infermiere parla serio al bambino. Queste cose io le posso fare, ripeto, se ho confidenza con l'infermiere stesso,
e quella persona lì non si sente soverchiata dalla mia figura. Quindi ci deve essere una forte complicità. La complicità non si compra e non si impara sui libri, ce la studiamo nelle relazioni umane, che poi sono anche un valore aggiunto al lavoro di una persona, perché quando uno va in un posto di lavoro e sta bene con le persone con cui collabora, è una gioia andare a fare quella cosa lì, specialmente se si fa per volontariato. Altrimenti, se c'è da tripolare anche a fare il volontario, uno che ci va a fare, no? Altri fattori che provocano rumore, cioè che vanno a disturbare una comunicazione, sono per esempio con un bambino utilizzare dei vocaboli difficili. Per esempio ci sono degli ottimi maestri che conoscono molto bene la loro materia, però hanno difficoltà a insegnarla ai loro alunni. Questo perché magari utilizzano vocaboli difficili o fanno pochi esempi pratici, utilizzano concetti astratti. Tutte queste caratteristiche qui contribuiscono ad appesantire la comunicazione, fanno sì che per esempio gli studenti si distraggano e imparino poco, somari. Quindi, riassumendo, per rumore si intende tutto ciò che interferisce nella comprensione di un messaggio. Un altro esempio che mi viene in mente è portare avanti più referenti insieme. Nel mio lavoro di psicologo, a scuola, colloquio con un adolescente, buona fiducia, il dialogo scorre bene e mi parla della sua famiglia, di sua madre, che per lui è un argomento importante. Nel momento in cui mi parla di questa cosa e il centro della nostra comunicazione è quella cosa specifica lì, io tiro fuori un mazzo di carte, le stendo a ventaglio e gli chiedo di pescarne una. Cioè, che senso ha quella cosa che sto facendo? È un grosso rumore che sto portando dentro la nostra conversazione, oltre a mancargli di rispetto e andare a rompere un'intimità e una sacralità che si era creata nella nostra dinamica. In questo esempio, più che un rumore sarebbe un boato, un urlo a squarciagola, perché distruggerei la conversazione e questo va a squalificare fortemente la persona che mi sta di fronte e sarebbe un errore veramente grossolano. Mi capita tante volte di relazionarmi con persone o di vedere altre persone che si relazionano fra loro in cui uno racconta una cosa molto coinvolgente e l'altra persona un po' l'ascolta, un po' no, e magari gli chiede se vanno a comprare un gelato o che c'è stasera in televisione, o dice caspita che bella cover che ti sei messa al telefono, e all'altra persona passa completamente la voglia di raccontare qualcosa di intimo, di così forte. Anche in una dinamica di coppia spesso accade. C'è da stare attenti, perché vuol dire che in quel momento lì perlomeno non c'è empatia e non mi rendo conto di quanto quella cosa lì che mi viene raccontata sia importante per l'interlocutore che ho davanti. Come clown di corsia mi viene in mente un altro esempio, la ludoteca, che è una fonte inesauribile di rumori. E non intendo baccano, intendo distrattori. Un via vai continuo di persone, intese come familiari, amici, infermieri, OSA, un sacco di giochi a disposizione, bambini di ogni fascia di età, perché in ludoteca può venire il bimbo piccolo in braccio al genitore, così come può venire l'adolescente a giocare a biliardino o il bimbo grande per giocare nella casetta. Quindi è molto difficile giocare in ludoteca perché ci sono tanti distrattori e la difficoltà è riuscire a creare un'atmosfera intima. Detto questo, ci sono esperienze diverse fra di loro che non creano rumore, ma vanno ad arricchire la nostra comunicazione. Per esempio, con un bambino piccolo, se faccio le bolle e oltre alle bolle c'è la musica, se è utilizzata nel modo giusto, non va a disturbare la mia dinamica di gioco, ma la va ad arricchire. Così come per esempio a un bambino piccolo o con una persona che purtroppo è in uno stato neurovegetativo, sdraiata nel proprio letto, e decido di massaggiare loro le mani, una musica di accompagnamento ci può star bene, così come ci può star bene che il massaggio sia accompagnato da alcune parole che vadano a regalare calore a questa dinamica di gioco.